è aggressivo e due genitori che chiedono aiuto vivono continuamente questo dramma della paura, lo stesso dramma che avete vissuto voi. Mi fa piacere che voi siate presenti nel momento in cui racconto questa storia, se potete rimanere collegati. Graziano, Antonella. Grazie. Certo, certo. Allora, mandiamo questo RVM, grazie. Viviamo in una situazione di disagio, di pericolo, perché nostro figlio ha manifestato circa 2 anni e mezzo fa dei disturbi comportamentali. Noi ormai non ci ricordiamo qual è stata una notte che noi abbiamo dormito per intero. Siamo da più di 20 anni insieme, ci amiamo, amiamo i nostri figli, però questa cosa che ci è capitata con questo figliolo non ha necessità proprio di cure specifiche. Per quanto cerchiamo di proteggerlo, stargli vicino, cercare di aiutarlo, fare il possibile e anche l'impossibile, qualunque cosa che penso che qualunque genitore farebbe, no? E vedere che nemmeno io sono al sicuro. L'altro giorno lui ha preso una forchetta grande così, quelle da grill, e voleva uccidere, proprio diceva, io voglio ammazzare mio fratello. Aggredisce, distrugge casa, minaccia di morte, minaccia noi, se stesso e gli altri. Ha accoltellato il fratello più piccolo? Purtroppo sì. Accoltellamento del quale non se ne rende neanche conto di quanto sia grave il gesto che ha fatto. Non credo che siamo sufficienti noi come genitori, per quanto lo amiamo, adoriamo, a prendersene cura, ecco. Nel senso, finora ci siamo riusciti in qualche maniera, però le prime 2 neuropsichiatre che hanno iniziato a seguirlo, non riusciremo mai a portare avanti. Voi avete fatto un appello anche alla stampa, proprio per dire aiutateci. Assolutamente, perché crediamo che da qui a poco potrebbe accadere qualcosa di grave, molto grave. Professoressa, io ho un altro pezzo da mandare? Sì, ma sono troppo arrabbiata, perché abbiamo tutti collaborato per la chiusura dei manicomi, ma dopo c'è lo schifo. Questa gente ha bisogno di aiuto e di cure. La famiglia non protegge la patologia, anzi, per una persona che è affetto di patologia, la famiglia è uno schermo incredibile. Cioè, un figlio patologico può uccidere la madre, purtroppo, perché chiaramente vede nella madre e nel padre le persone che in quel momento hanno generato la sua patologia. Non ragionano, le famiglie vanno protette, non è possibile. Quando una famiglia dichiara una patologia o una pericolosità, vuol dire che quello che ha dichiarato è meno di quello che è. Non solo, ma le famiglie vengono lasciate sole, ma ci sono dei campanelli di allarme che sono piuttosto evidenti. Allora, quando una famiglia vede e percepisce delle minacce, vede e percepisce delle situazioni che sono obiettivamente gravi e viene lasciata sola, ma è evidente che bisogna fare qualcosa, perché è verissimo, sì, non però ci sono manicomi, che alternative ci sono? Non dobbiamo essere, però noi dobbiamo essere seri nella proposizione delle cose. Allora, a questo punto, il vero tema è: gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi, sono stati, diciamo, è stata allontanata questa idea. Ma sostituiti dobbiamo da trovare cosa? Qualcosa sostituiti di sostitutivo che sia adeguato. Dobbiamo trovare nel nostro sistema una dobbiamo trovare una correzione a questa stortura. E la correzione a questa stortura non possono essere le REMS, perché le REMS, che sono le residenze di esecuzione di misure di sicurezza, arrivano troppo tardi. Viene dalla mia parte che mancano delle leggi che applichino delle situazioni di questo è l'unico punto, perché manca un pezzo. Il problema è questo. Non mi parlate sopra, vi prego. Il problema è che lasciare in questi indicatori. Scusami, Giovanni, mancano un pezzo lì in mezzo, manca un pezzo, perché
dove può essere trattato il figlio di Benno piuttosto che il figlio dei signori? Non si sa. Dove può essere trattato? Non si sa. Perché entra in un TSO di 7 giorni, non succede nulla, va in carcere, che in carcere poi è il luogo peggiore per loro, tant'è che il padre dice: io non voglio, deve essere curato mio figlio. Quindi manca lì un pezzo, è questo che dicevo dall'inizio. Allora, permettetemi di mandare la seconda parte di questa intervista e poi voglio sentire Antonella e Graziano. Ci sono novità anche per quanto riguarda il processo sul trio diabolico. Attenzione, perché queste due ragazze hanno ucciso con la madre con veramente una razionalità criminale. Non si comprende, non si capisce il motivo, se c'è una patologia mentale o non c'è, se daranno la perizia psichiatrica o non daranno la perizia psichiatrica, anche perché attenzione su queste cose, i processi giocano anni e anni di condanne. Attenzione. Continuiamo ad ascoltare questa testimonianza e poi voglio andare da Graziano e Antonella. È mio figlio, è sangue del mio sangue, lo amo, ma non sono un infermiere, non posso aiutarlo in queste condizioni. Mi creda, io il cuore non a pezzi di più. Noi ci sentiamo in pericolo, perché noi siamo in pericolo. Noi siamo in pericolo. E la coltellata lo dimostra. Voi dormite con la porta chiusa, mi sembra. Assolutamente. Tutte le porte chiuse. Tutte le porte chiuse in casa. Ma anche di giorno, giorni di Pasquetta, nostro figlio è andato con un genitore che abbiamo detto da Poggio, è un progetto che appunto hanno fatto i servizi sociali, e andava a trovare questo, è un padre di famiglia separato che quando prendeva il suo figlio prendeva anche nostro e passavano weekend fuori. Tutto d'un tratto nostro figlio ha preso un sasso enorme, grande, e minacciò sia questo padre di famiglia che suo figlio di spaccargli la testa, di ammazzarli. Una volta appunto cercava di lanciare delle pinze contro il boiler essendo in pressione sarebbe esploso se si forava, se ce la faceva tirava giù tutto. È duro da dire proprio figlio un pericolo, però è la verità. Noi oltre a salvaguardare noi dobbiamo salvaguardare anche gli altri. Io cosa ne so che mio figlio prende la bici, se ne va al parco e gli fa male a qualcuno. Ieri è successo che è tirato fuori delle forbici, voleva aggredire un ragazzino. Cosa devo aspettare, che va in carcere minorile? Quando invece è da curare. Abbiamo bisogno che dei professionisti se ne occupino di nostro figlio. Ha bisogno di essere curato. Dimmi Giovanni. No, dico, come esistono delle comunità che recuperano i tossicodipendenti, ma non si possono costruire delle comunità che cerchino di recuperare questi ragazzi e mettono in salvo le... Mettono in salvo le... Cioè ci sono le case famiglie, le istituzioni... Ma no, non sono sufficienti, allora, però. Non sono sufficienti. D'accordo con Giovanni, la casa famiglia non serve in questo senso. Siamo passati da un periodo in cui i mancini vengono integrati. Ma nessuno vuole quello, no? Alla follia di gente che sta... Tutti liberi. Non in compulsione che gira come bombe a orologeria. Non può bastare un TSO di una settimana. Non avere le strutture, ma avere le possibilità di tenerceli per forza, perché Benno o questo ragazzo che ha ucciso non ci sarebbero mai rimasti volontari. Allora, voglio sentire Graziano. Giovanni, le comunità di recupero sanitario, siete? Che non esistono. Sì. Sì. Scusate, il tema qui è molto caldo, per cui chiaramente il dibattito si è acceso. Allora, ci sono dei genitori, avete sentito di cosa hanno detto del loro figlio. Ha preso delle forbici l'altro giorno e voleva andare ad ammazzare un ragazzino. Di questo. Allora, qui il problema è costante, sì, è continuo, è continuo. E il sistema non si sta muovendo, nonostante storie come la vostra. È quello oggi che io voglio denunciare. Beh, credo che siano scelte politiche, voglio dire. Esiste un Ministero della Famiglia, le famiglie in difficoltà non insistono nell'ambito di questo Ministero. Spero che ci sia un'attenzione a questi problemi, voglio dire, e delle scelte, delle allocazioni di fondi su queste attività, chiaramente, di prevenzione e una gestione delle emergenze, però, perché... Questa cronicità dei problemi mentali sicuramente la stanno vivendo, lo sappiamo e le conosciamo bene.
tantissime famiglie e vanno assolutamente affrontati, ma nel momento dell'emergenza devono esserci persone preparate, certo, con pistole, con siringhe, con i mezzi che professionisti decidono che sono necessari per fermare un figlio che è pericoloso, a meno che i genitori non vadano a mani nude o con una pistola loro, perché non vedo altrimenti come si possano fermare le situazioni che abbiamo vissuto noi e che in qualunque momento potrebbero vivere tragicamente questi genitori, che comprendiamo bene e siamo loro vicini, assolutamente. Speriamo che veramente il vostro appello e quello che abbiamo detto oggi venga recepito, accolto, comunque sia spunto di riflessione per cambiare lo stato delle cose. Grazie Antonella Zarri e Graziano Scagni per essere intervenuti con noi. Grazie a voi. Un abbraccio. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi veramente. Grazie. Grazie mille. Grazie. Allora abbiamo una notizia da dare, una buona notizia sull'appello bis, processo bis nei confronti di Andrea Landolfi, già assolto in primo grado dall'accusa di omicidio della fidanzata Maria Sestina Arcuri, perché c'è la mamma di Maria Sestina, ebbene...